Oggi farò incontrare per la prima volta la mia amica Cleo con la mia amica Violetta. Sono un po' preoccupata perché sapete, loro sono litigate! Guarda che bello questo! L'ho appena trovato, secondo me con questo outfit sarebbe davvero molto bene. Hai ragione, proviamolo! Ok! Wow, mi piace un sacco! Oh, ma grazie! Sì. È molto bello! Poi possiamo aggiungere queste spille! Bellissime, ma dove le hai comprate? Le avevo prese a Disneyland, è un viaggio che ho fatto con lui, guarda! Bellissimo! Sono di Minnie! Wow. Potrei mettere questa qui col fiocco, secondo me è molto bellissima! Carina. Beh, sai, oggi è un giorno speciale! Ah sì? Come mai? Che fai di bello oggi? Oggi... cioè, dimmi, viene un'amica. Ah, viene un'amica, che bello. Sì, dai, una nuova amica finalmente. Sì. Non vedo l'ora di conoscerla. Com'è? Raccontami. Beh, in realtà è un'amica bellissima. Lo so, è stupenda. Ma è fantastica. Mi piace tantissimo. Vediamo, potremmo aggiungerne un'altra di qua. Comunque, raccontami, la tua amica mi dicevi. Sì, allora, è una mia amica che in realtà conosci anche tu. Ed è da tanto tempo che non la vedo. E quindi sono felicissima perché finalmente ritorno. Torna. Forse ho capito, forse Lily. Lily l'ho vista di recente, lei la vedo molto spesso. Non importa, cioè alla fine... Ma dimmi chi è. Perché non mi dici chi è? L'importante è stare tutti insieme, che sì, dai, però dimmi chi è. Vuoi farmi una sorpresa? Più o meno. Ok, parliamone, vieni qui. Okay. Tu, come sai, sei una mia cara amica. Certo, anche tu. E noi ci vogliamo molto bene. Certo. Abbiamo tante cose in comune. Sì, ci trucchiamo, ci pettiniamo, sì, disegniamo, cuciniamo, sì, coloriamo. Sì, sì, facciamo un sacco di cose e stiamo sempre bene insieme. Sì. Però devi sapere che io, oltre a te e Lily, ho anche delle altre amiche. Certo. E tra queste amiche ce n'è una in particolare a cui voglio molto bene. Ok. Che anche il team Trote conosce. Che da tanto tempo che non vedo. Vabbè, meno male che torna finalmente. Sì, sì, infatti. Dai, dimmi chi è, su. Dai. Non so come dirglielo. Donna Violetta. Come? Non ho capito, Sofì, devi alzare la voce. No, no, Sofì, non ho capito. Cioè, devi parlare verso di me. Sì, verso di te. Guarda, prima di dirlo vorrei schiarirmi un po' la voce. Okay. Vado un attimo in bagno, faccio degli sciacqui col colluttorio e torno. Arrivo. Ok. Ragazzi, la situazione è più difficile del previsto. Vi sarete sicuramente resi conto che quando c'è Cleo non c'è Violetta, e quando c'è Violetta non c'è Cleo. Beh, facendo 2 più 2, perché questo accade? Sì, purtroppo è proprio così. Cleo e Violetta sono litigate. Non so neanche il perché, ma so che sono litigate a morte. Le due non si parlano completamente. Non so cosa sia successo. Erano compagni di scuola e a un certo punto, boom, addirittura hanno deciso di cambiare classe per non vedersi più. Ma vi pare normale che due persone litigano fino a questo punto? Non si dovrebbe mai litigare. Litigare è bruttissimo. Bisogna andare sempre d'amore e d'accordo con tutti e trovare una soluzione per fare pace. Beh, ma questo qui le ragazze non lo sanno perché io ancora non gliel'ho detto. E oggi glielo dirò mettendole faccia a faccia. Il punto è che ci riuscirò a metterle faccia a faccia o inizieranno a litigare ancora una volta? Io non vorrei assolutamente che questo accadesse. E adesso non so come dirglielo infatti a Cleo che verrà Violetta, perché ho paura che non appena glielo dirò lei mi dirà: adios, salut, ciao, bye bye, se viene lei io me ne vado. Ma vi immaginate? No. Dovrò essere la cupido dell'amicizia. Vado a dirglielo. Dopotutto cosa può accadere, no? Ci riusciremo, dai, credo in noi. Ok, Cleo, ci siamo. Vai, mi sono schiarita la voce, adesso sono pronta per dirti chi verrà. Sì, anche perché sto aspettando da un bel po'. Dai, su. Beh, secondo te chi verrà? Ma non lo so, ma poi va bene chiunque, basta che siamo tutti amici, ci trucchiamo, facciamo tutte le cose insieme, basta che non sia Violetta, perché è proprio lei. La odio, ma proprio. No. No. E poi va bene chiunque, dai. Certo, ci sono così tante amiche. Tranne Violetta. Tutti tranne Violetta. E se fosse proprio Violetta? Ma no, dai, poi lo sappiamo tutti che è antipatica, che sta antipatica anche a te, quindi no, lo sappiamo. Non mi prendere in giro, dai, dimmi chi è questa amica. Non è Violetta. No, infatti, lo sapevo che non era lei. Beh, viene... Azzurretta.
Azzurretta, la mia amica Azzurretta. Cioè l'ho conosciuta tanti anni fa, forse neanche l'hai mai vista, perché è una mia amica d'infanzia. E no, Azzurretta, infatti, non l'ho mai vista. Ma è simpaticissima. Un po' strano, sei sicura che Azzurretta? Sì, ne sono proprio certa. Ma è simpaticissima, lei ti piacerà sicuramente. Ma non l'ho mai vista neanche in nessuna delle foto, quindi non c'è da nessuna parte. No, ma perché lei si vergogna, è timida anche nelle foto. Cioè molto timida, se fai una foto con lei poi lei la brucia. Ok, va bene, ma sei sicura che è simpatica? Visto che è così timida, non me ne ha mai parlato. E rispetto alla sua timidezza e non ne parlo con nessuno. Sei sicura, Sofia? Te ti piacciono le persone espansive, sempre gioiose, sorridenti, giocherellone. No, ma anche lei lo è, cioè timida però è allegra. Ve la conoscerai, la vedrai e batterai il 5 con lei e diventerete amiche. Ok. Oh, ma guarda, hanno suonato! Mi sa che è già arrivata! No. Ah, perché è timida, ma è timida, timida, no. Se vede una ragazza che non conosce mi sviene. È vero, è vero. E tu sì, tu stai qui bella seduta. Seduta. E mi raccomando, Cleo, non fare scenate, ok? Scenate. Sì, se vuoi ti preparo una camomilla. Una camomilla. E preparatela mentre vado ad aprire. Anzi, sai che c'è? Visto che lei è molto timida, sì. Ti faccio diventare un soprammobile. Cioè così ti copro. No, ti copro. E così facciamo una super sorpresa ad Azzurretta, ok? E tu stai ferma qui, immobile. Ma sei sicura che non si spaventa così? No, un mostro verde. Non si spaventa. No, tranquilla, meglio che ti veda sei così. Sei sicura? Meglio che ti veda col telo, perché se ti vede senza telo, oddio. Non ho capito. No, niente, tranquilla, non importa. Tu stai ferma qui, fai un po' di yoga, respira, ispira, trova il tuo equilibrio centrale del relax. E facciamo il gioco del soprammobile. Tu dovrai rimanere ferma e mobile e non ti dovrai muovere per nessuna ragione. Ok, così lei non mi vede. Esatto, così lei non ti vede ed è tutto. E si spaventa. Esatto, okay. Sì, perfetto. Aiuto, ragazzi, sarà un disastro. È stata una pessima idea, già lo so. Me ne pentirò. Perché far incontrare due ragazze che si odiano a morte? Nessuno me l'aveva detto di farlo. Finirà malissimo. Eccoci qua, Azzurretta, vieni pure. Chiudi la porta, vieni. Accomodati. Azzurretta, Sofì, tutto bene? Ti sei scordata il mio nome per caso? No, me lo ricordo benissimo. È che hai fatto queste ciocchette così azzurre e quindi mi viene voglia di chiamarti Azzurretta. Non pensi Sofì, che... Non hai perso la memoria come lui, vero? No, amica mia. La mia memoria c'è come se c'è. Sai, oggi cosa sarà... Nascondendo? Niente, non ti sto nascondendo niente. Ma sai, oggi sarà un pomeriggio speciale. Perché? Perché oggi non saremo sole, ma c'è anche un'altra amica. Wow, che bello, io adoro conoscere nuovi amici. Sperando solo che non sia Cleo, perché proprio lei non la sopporto. Mi dà sui nervi, è una cosa proprio... Calma, ma... Allora, non bisogna avere dei pregiudizi, perché la gente cambia. Sai cosa diceva uno storico filosofo? Diceva che tutto cambia nel momento stesso in cui... cioè nel senso, tu mi vedi così... Non mi hai portato Cleo, vero? No, cosa te lo fa pensare? No. Io non la voglio neanche vedere. No. Se togliamo gli occhiali, allora forse tu non vedi più nessuno. Sì, ovvio, tesoro, però non vedo neanche te, Sofì. Dove sei? No, li rimettiamo assieme. Grazie. Sofì? Pessima idea. Qual è la pessima idea? No! Pensavo che conoscere nuovi amici. Questo è il punto. Che tu in realtà la conosci questa persona, ecco. Non è Lili? Lili. È tanto che non vedi Lili. No, Lili per ora non c'è. Oggi non è venuta. Ma è venuta un'altra persona. Allora, come ti dicevo, le persone cambiano. Magari un tempo stavano antipatiche, ma poi nel frattempo hanno cambiato carattere e sono migliorate, capito? Allora, su Cleo avrei qualche dubbio. Cioè, proprio a pelle non mi è mai piaciuta come persona. Conoscente. Capisco. Ma voi eravate compagne di classe, addirittura di banco. Sì. ma come che brutti ricordi? Come che brutti ricordi? Cioè, voi avete litigato. Ma alla fine, cioè, i litigi, chi litiga? I bambini di 3 anni litigano. Gli adulti non litigano. Più si va avanti, con la maturità, le persone mature non litigano, no? Tu di lei non possa essere matura. Ah, ok. Piano. Ho detto piano!
no, no, non piangere anche tu.